Lo scialle che vi propongo in questo tutorial è realizzato all'uncinetto, ha una lavorazione particolarissima, ma veramente facile da realizzare. Quello che vedete in questo momento, che vi sto mostrando, è lo scialle che ho realizzato utilizzando un filo molto sottile dalle varie sfumature di oro e argento, molto delicato, al quale è stato unito un filo di micro paillettes. Si lavora partendo dal centro spalle, utilizzando la maglia alta tripla, la catenella, la maglia bassa e il picot. Questa è tutta la parte centrale. La parte laterale invece è formata dalle maglie alte triple, dai picot che si ripetono. È un modello tratto dalla galleria della Garn Studio Drops Design e ora vi mostro come fare per realizzarlo. Per il nostro campione io sto utilizzando un filato 100% acrilico da lavorare con un uncinetto 4,5, proprio per farvi vedere al meglio la lavorazione. Dunque, si parte lavorando 6 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Chiudiamo con una maglia bassissima prendendo la prima catenella. Ecco qua abbiamo il nostro cerchietto. In questo cerchietto faremo subito 6 catenelle. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Ora non dobbiamo far altro che lavorare 10 maglie alte triple intervallate tra loro da una catenella. Quindi partiamo e nel nostro cerchietto iniziamo a lavorare. Una, due, tre gettate, facciamo la prima maglia alta tripla. Quattro passaggi, una catenella, 1, 2, 3 gettate, prendiamo l'interno del cerchietto e lavoriamo la seconda maglia alta tripla, e una catenella. Continuiamo in questo modo fino ad avere 10 maglie alte triple all'interno del nostro cerchietto iniziale. Ecco qua, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maglie alte triple, tra di esse c'è sempre una catenella che le separa. Passiamo al secondo giro. Lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. E 6, voltiamo il lavoro e in questo primo spazio, diciamo nella nostra prima maglia alta tripla, lavoriamo una maglia bassa in questo modo. Ora è il momento di fare il nostro picot, quindi facciamo 3 catenelle, una, 2 e 3, poi scendiamo a prendere la prima catenella,
e chiuderla con l'ultima tramite una maglia bassissima. Ecco qua, abbiamo il nostro picot o pippiolino. Di nuovo facciamo nella maglia alta tripla successiva, saltando la catenella, facciamo una nuova maglia bassa. Ecco qua. Ripetiamo il picot. 1, 2 e 3 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco qua. Di nuovo maglia bassa nella maglia alta tripla successiva e nuovamente realizziamo un picot formato dalle 3 catenelle chiuse da una maglia bassissima. Di nuovo maglia bassa nella successiva maglia alta tripla. In questo momento abbiamo 3 picot, dobbiamo lavorarne un quarto. Quindi facciamo le nostre 3 catenelle dopo aver fatto la maglia bassa, le chiudiamo insieme con una maglia bassissima e nella 1, 2, 3, 4, 5, nella quinta maglia alta tripla facciamo la nostra maglia bassa. Ecco qua i nostri 4 picot lavorate nello spazio di 5 maglie alte triple. A questo punto dobbiamo fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Scendiamo nella maglia alta tripla successiva all'ultima in cui abbiamo fatto la maglia bassa e facciamo nuovamente una maglia bassa. Ecco qua, abbiamo fatto un archetto con le nostre 6 catenelle. Ora ricominciamo a lavorare come da quest'altro lato, lavorando maglie basse sulle maglie alte triple e 4 picot sulle nostre maglie basse. Allora, una maglia bassa l'abbiamo già fatta, facciamo il nostro picot. 3 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima. Maglia bassa sulla maglia alta tripla successiva e 3 catenelle per il picot. Ancora, maglia bassa sulla maglia alta tripla e lavoriamo il picot. Maglia bassa sulla maglia alta tripla successiva e lavoriamo il nostro picot. Allora facciamo l'ultima maglia bassa sull'ultima maglia alta tripla del giro precedente e chiudiamo questo giro con 3 catenelle, 1, 2 e 3 ed una maglia alta che andiamo a prendere intorno alle 6 catenelle del giro sottostante. E terminiamo in questo modo il secondo giro. Il giro successivo va di nuovo lavorato con le maglie alte triple. Quindi facciamo in questa maniera. 6 catenelle, 1, 2, 3. 4, 5 e 6. Voltiamo il lavoro e facciamo 4 maglie alte triple
prendendo l'archetto sottostante. Quindi facciamo la prima, ovviamente lavoriamo una catenella tra una maglia alta tripla e l'altra, la seconda maglia alta tripla, catenella, la terza maglia alta tripla, catenella e la quarta maglia alta tripla. Adesso dobbiamo fare 3 catenelle, una, due e tre. E passiamo a lavorare le nostre maglie alte triple nell'archetto di 6 catenelle che abbiamo fatto al centro del giro precedente. Quindi una, due, tre gettati, andiamo a lavorare intorno all'archetto centrale e lavoriamo come abbiamo fatto all'inizio, 10 maglie alte triple divise tra loro da una catenella. Catenella, maglia alta tripla, catenella, continuiamo fino ad averne lavorate 10. Ho lavorato le 10 maglie alte triple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nell'archetto centrale. Tra una maglia tripla e l'altra, ricordate sempre di fare una catenella. Ora facciamo 3 catenelle, una, due, tre, e andiamo a lavorare 4 maglie alte triple nell'archetto finale del giro sottostante. Quindi facciamo la prima maglia alta tripla, una catenella, la seconda maglia alta tripla, catenella, la terza, la quarta. A questo punto, per passare al giro successivo, vale a dire quello in cui faremo maglie basse e picot, facciamo 6 catenelle. Voltiamo e iniziamo con una maglia bassa sopra l'ultima maglia alta tripla che abbiamo lavorato nel giro sottostante, quindi maglia bassa e picot, che è formato da 3 catenelle che poi chiudiamo insieme con una maglia bassissima. Di nuovo si salta la catenella, andiamo direttamente sulla maglia alta tripla e facciamo una maglia bassa con picot. Maglia bassa con picot, terminiamo con una maglia bassa sulla quarta maglia alta tripla del gruppo. Da
Da questo momento in poi, lateralmente, verranno lavorate sempre gruppi di 4 maglie alte, triple. All'altezza delle 3 catenelle che abbiamo fatto nel giro sottostante, ne lavoriamo nuovamente altre 3. Una, due, tre. Passiamo a lavorare i picot e le maglie basse sul ventaglio centrale. In questo caso, mentre qui abbiamo lavorato 3 picot, la parte centrale lavoreremo 4 picot, dividendo in pratica 5 maglie alte triple per parte. Allora andiamo subito sulla prima maglia alta tripla e facciamo una maglia bassa. Lavoriamo il nostro picot, chiudendo insieme le 3 catenelle che abbiamo lavorato. Ok. Maglia bassa sulla maglia alta tripla successiva, 3 catenelle da trasformare in picot. Maglia bassa, picot, maglia bassa, quindi abbiamo già fatto 3 picconi, facciamo un ultimo per questo lato. E concludiamo con una maglia bassa. Questo per farvi capire che il ventaglio centrale va diviso in due, quindi abbiamo lavorato su 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte triple. Ora è il momento di fare le nostre 6 catenelle che formeranno un archetto chiudendolo con una maglia bassa sulla maglia alta tripla successiva. Come vedete, sono rimaste da lavorare 5 maglie alte triple sulle quali faremo le nostre maglie basse più picot. E terminiamo con l'ultima maglia bassa. Ecco qua, 4 picot da un lato, 6 catenelle e 4 picot dall'altro. Ora facciamo 3 catenelle che vanno proprio sopra le 3 che abbiamo lavorato prima, nel giro prima precedente. Quindi 1, 2 e 3. Andiamo sull'ultimo gruppo di 4 maglie alte triple e iniziamo a fare la nostra lavorazione con i picot. Quindi la prima maglia bassa e il picot. Maglia bassa e picot. Maglia bassa. Picot, abbiamo fatto i nostri 3 picot, terminiamo fermando tutta quanta la lavorazione con la nostra ultima maglia bassa. Completiamo il giro
con 3 catenelle, una, due e tre, e una maglia alta presa intorno alle 6 catenelle che iniziavano il giro precedente. Ecco qua. Guardate che quanto è carina questa lavorazione. E quello che c'è da fare è sempre questo, vale a dire si riparte dal giro con le maglie alte triple, alzandoci con 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voltiamo dentro l'archetto che è formato lavorando 3 catenelle e una maglia alta, facciamo le nostre 4 maglie alte triple con catenella divisoria tra l'una e l'altra. Ecco qua, catenella. Catenella, terza maglia alta tripla, catenella e quarta maglia alta tripla del gruppo. È il momento di fare 3 catenelle perché ci troviamo sul ventaglio sottostante, lo dobbiamo saltare, quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3, e andiamo a fare di nuovo questo lavoro delle 4 maglie alte triple nelle 3 catenelle che troviamo successivamente. Questo è il tipo di ripetizione che va fatto per proseguire con la lavorazione del nostro splendido scialle. Una catenella, la terza maglia alta tripla, catenella e quarta alta maglia tripla. Ora dobbiamo passare a lavorare nell'archetto che si trova al centro del nostro scialle. Questa in pratica è la lavorazione centrale. Quindi non dobbiamo fare altro che fare 3 catenelle, poi andiamo a lavorare come al solito le 10 maglie alte triple divise tra loro da una catenella e il nostro archetto di 6 catenelle sottostante. Ecco le 10 maglie alte triple con una catenella tra l'una e l'altra. Lavoriamo adesso 3 catenelle, 1, 2 e 3, così passiamo a lavorare le nostre 4 maglie alte triple nelle 3 catenelle successive del giro precedente.
Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, saltiamo il gruppo lavorato nel giro sottostante e nell'anellino che troviamo al termine lavoriamo di nuovo 4 maglie alte triple. Catenella, maglia alta tripla, catenella e ultima maglia alta tripla del giro. La lavorazione si continua facendo 6 catenelle, decorando tutta questa parte che abbiamo lavorato di maglie alte triple con i picot. Quindi partiamo con la prima maglia bassa e facciamo il picot su ognuna di esse. Come abbiamo fatto nel giro precedente. In pratica la lavorazione da ripetere è sempre questa. Un giro fatto con le maglie alte triple e il secondo giro nel quale decoriamo queste maglie alte triple con maglia bassa e picot. Tra un gruppo di lavoro e l'altro facciamo sempre le nostre 3 catenelle. Riprendiamo con la maglia bassa e il picot. La parte laterale dello scialle sarà formata da gruppi di 4 maglie alte che poi nel giro successivo lavoreremo con le maglie basse e i picot, 3 picot per ogni 4 maglie alte. La parte centrale invece, che è formata dalle 10 maglie alte triple, avrà come decorazione 4 picot, 1, 2, 3, 4 che vanno lavorate in pratica su 5 maglie alte triple. Poi abbiamo le catenelle che formeranno l'archetto che partono dalla quinta e si fermano, la chiudiamo nella sesta maglia alta tripla, quindi quella subito successiva con la nostra maglia bassa, riprendendo con la nostra lavorazione a picot. Catenella divisoria, lavorazione a picot. Ecco, questi sono i due giri da ripetere sempre. Ho voluto lavorare questo filo di viscosa estivo proprio per utilizzare questo scialle durante il periodo caldo. La sera, magari durante una passeggiata al mare. Ecco, l'ultima cosa che volevo dirvi è di terminare lo scialle con il giro a picot, in modo che rimarranno tutti questi pippiolini a decorare il bordo finale dello scialle. Bene, spero che anche per questa volta il modello che ho scelto sia di vostro gradimento.
Per qualsiasi domanda, potete lasciare un commento sotto al video e ancora una volta vi saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao a tutte da Lilla.